Per quanto riguarda il sogno, è un sogno. È stata la mia prima esperienza veramente, tra virgolette, d'attore. Ce lo racconti un po' per chi non sa di che cosa si È tratta? un cortometraggio sul sociale, sulle stragi del sabato sera, fatto con una grande persona che è il mio amico. Mamma mia, adesso mi sfugge il nome, ma ho un vuoto di E memoria ti verrà in incredibile. mente perché hai troppe cose che vuoi dire, probabilmente. No, adesso faccio anche una figura che mi ammazzerà quando lo becco. Chi è? Franciosa, mamma mia, Giacomo, scusa, perdono, ho avuto un lapsus. E sì, sai, anche là fai tanti progetti, adesso vediamo, perché aspetto un attimo a lui, vedere come il prodotto è suo e quindi Comunque si spero di tratta di... poterlo. Delle strade del sabato sera legate, sai, all'abuso di bevande, di alcol, di insomma. E tu cosa fai? Interpreti te stesso, No, interpreti... sono un ragazzo, Luca, trentenne, che conosce questa ragazza in discoteca e insomma, e c'è un po' di mistero dietro questa ragazza su come andrà a finire. E non svelo il finale perché sennò Eh no, è certo. un cortometraggio, 8 minuti, però dai, è stato bello. L'ho girato con Daniele Santoianni e con la moglie di Remo Girone che si chiama Vittoria Zinni. Insomma, bei nomi, Sì. direi, No, direi. girare con Vittoria Zinni è stato da paura proprio. Lei ha girato ha lavorato con proprio i più grandi, Alberto Sordi, registi francesi. È E il stata una bella docufilm esperienza. invece? Il docufilm si chiama The Winner, lo stanno montando, sempre Giacomo Franciosa, Andrea Franciosa, la moglie. Ciao Anna, saluto. E i suoi splendidi bambini, ha due bambini, anche questo signore qua. Wow. E E della tua storia. sì. Sì, è la mia storia, è anche qua in mezzo alla gente, in mezzo alla mia giornata di lavoro. È un bel lavoro. Non vedo l'ora di vederlo, insomma. Ma adesso sinceramente non voglio falsa modestia da parte tua perché da te mi aspetto solo le cose come sono. Tu davvero pensavi di poter diventare, tra virgolette, Mauro Marin? Cioè, ciascuno di noi è consapevole delle proprie doti. Quindi, se sei voluto entrare nella casa, comunque sapevi che non eri un, tra virgolette, fessacchiotto qualunque. Ma sapevi di essere Mauro Marin? Sai, zia, ti faccio solo questo aneddoto. Tante volte penso è una cosa naturale, innata, tendi uno a buttarsi giù, però è come quando da ragazzino entravo in campo, giocavo a calcio, e ero sempre un ragazzo di grinta che entrava sulla palla, entrava sull'avversario e avevo voglia sempre di sradicare sta palla, correvo e. Sai, comunque la grinta ce l'ho sempre avuta, questo me l'hanno sempre riconosciuti la famiglia, i fratelli e ogni tanto la tiro fuori, quindi oltre alla parte mia comunque sensibile che gli amici da casa sono riusciti a vedere, insomma, abbiamo visto tutti, quando c'era da dirgli ero il primo a dirgli Ma sono riuscito a... assolutamente non li hai mai mandati a dire. Senti Rosa che invece ti chiama amore mio e le dice che le fai venire caldo ogni volta che ti vede. Sei figo. È la lampada, E zia. allora... È la lampada, zia, che Anche qua, a me mi insomma. fa venire caldo. Anch'io faccio venire caldo a Mauro, però per colpa della lampada, ovviamente. Vuole sapere se sei innamorato in questo momento. Bella domanda. In questo momento, sinceramente, zia, sinceramente no. Ti dico la verità, perché comunque c'è ancora tanto da fare, così tanto da tante cose da sistemare, però spero presto di trovare, insomma, anche se anche visto, giustamente ha fatto il suo C'è una bel survey, brunetta ecco, che saluto tanto. che potrebbe, insomma, diciamo, ambire al titolo di futura innamorata. È una cara amica, è una bellissima amicizia per il momento, speriamo, dai, vediamo. Ma ti manca l'essere innamorato o sei... Perché sai, Ma comunque sono innamorato della ricevi vita, tanto, zia. esatto, Sono innamorato con della tutto via. l'affetto che ricevi Guarda, dalla sono innamorato gente. della vita comunque, quindi sono felice così. Bene, bene, bene.
Dunque, Mauro, quando eri nella casa del grande fratello, eri amico di Davide Vallicelli. Cosa è successo una volta fuori? C'è per caso stato qualche episodio che vi ha portato ad allontanarvi? Con Davide, guarda, ci siamo ritrovati a Napoli ancora quest'estate, tutto a posto, è andato tutto bene. Adesso lui vive a Roma. E sai, comunque, ripeto, la distanza, un attimo ti metti i bastoni tra le ruote, però l'amicizia resta. Comunque quando ci si trova, Anche si ride, si perché scherza, non ci sono l'amicizia non problemi. è quantità del tempo No, passato assieme, ma è la è qualità, qualità. brava. Rita ti chiede, oltre un po' i progetti del futuro che man mano ne parliamo, le piacerebbe sapere se sono state più le delusioni o le soddisfazioni in questo anno vissuto intensamente dopo il Grande Fratello. Allora, zia, tante volte l'altro giorno ragionavo con un amico, ma com'è, con un caro amico, sono uscito sabato e penso, mi ha fatto una lettera a Davide che saluto, lui è un professore di insegna storia, geografia, Italiano, sì, professore italiano. di lettere. Lui mi ha scritto ancora il 5 marzo di un anno or sono, l'ho pubblicata tra l'altro nel Fans Club, questa bellissima lettera, cuore aperto. Io appena uscito da casa me l'ha portata, l'ho persa, l'ho smarrita. Te pensa, sono uscito a distanza di un anno con lui, tanto per farti capire quanto ci ho rimesso anche a riuscire con i miei amici, a ritrovare la tranquillità, la serenità di un tempo. E lui ha detto, me l'ha data fisicamente, l'ho letta, mi sono commosso proprio. Mi sono commosso e gli ho detto, Davide, ma com'è che noi persone non siamo, arrivo al punto focale della domanda, non siamo mai soddisfatti, siamo sempre insoddisfatti. E lui mi fa, Mauro, perché cerchiamo sempre di voler sempre di più? E quindi da una parte dico, il bicchiere lo vedo sicuramente mezzo pieno, non mezzo vuoto. E dopo sai, si cerca sempre da delle cose belle, insomma, vincere questo grande programma, eccetera. Dico, proviamo almeno ad andare più avanti, però sicuramente sono già felice e appagato di quello che mi è successo. Infatti, ieri ero a Milano, in centro a Milano, che c'è il toro, con Sì, le le palle del toro, mi fa sta mia amica. schiacciate. Schiaccia la palla del toro e già ho deciso che Mauro non vale, te schiacci le palle del toro, già c'hai avuto la tua fortuna, la tua bella, non ti servono le palle del toro. Giusto, giusto. Occhio che non mettano però un mosaico di Mauro con tutta la gente che ti schiaccia le palle, no, Mauro, non è bello Non sarebbe, non così. sarebbe. È che perché si è notato c'è il buco oramai nel pavimento là. No, non mi hai spiegato, comunque lo restaurano, lo sistemano, quindi mi hai detto devi fare tre giri, ne Tre giri. ho fatto solo uno e ne faccio altri due, vabbè. Vabbè, allora Speriamo Marco, porti bene. porta bene, porta bene. Allora Marco ti dice, in realtà più che una domanda ti fa un saluto, dice, con tutto il massimo rispetto che meritano le persone che svolgono il tuo stesso lavoro, secondo me sei sprecato a lavorare in azienda perché sei troppo intelligente con un grande carisma e hai la fortuna di avere un grande seguito di fan. Per questo motivo voglio dirti di mettercela tutta. E di lavorare con il tuo manager, di farti consigliare al meglio e vai lontano perché hai tutte le qualità per farcela. Non sei inferiore a nessuno. Marco, grazie di cuore, apprezzo giustamente, mi fate tanti complimenti, so che giustamente sono però di parte, un po' di parte. E dico sì, comunque voglio provare a fare anche questo nuovo programma, voglio cimentarmi, però il tempo libero è talmente grande e comunque per come sono fatto io non mi va, anche ieri sera sono uscito, dopo vi racconterò la giornata di ieri, si va. E sono uscito la sera in discoteca e trovo tanti personaggi, gente famosa comunque, e dico, ma voi cosa fate? Siamo qui a Milano, sì, lavorichiamo, però, sai, non la vedo, sai, la vedo comunque, tanto tempo libero lo voglio dedicare anche alla famiglia, aiutare anche loro, e quindi mi va bene così per il momento, finché almeno non dico, ok, sono pronto per tagliare, non dico i ponti, però per poter dire sì, posso andare avanti anche senza di me. In questo momento dico, hanno ancora bisogno di me, quindi Certo, voglio star vicino. anche se io personalmente non ti ci vedo a fare una vita, passare da un aperitivo a una cena da Giannino, una serata in discoteca, all'aperitivo il giorno dopo. Potrebbe essere Sì, ma questo un tuo posso? stile di vita? No, dico zia, lo faccio volentieri quando salgo a Certo, Milano. lo fai quando sei in vacanza, tra Sì, virgolette. oggi mi sento in vacanza perché dico 3 giorni qua a Milano, comunque è una sorta di vacanza. Quindi, sai, il lavoro dell'artista comunque è espressione dell'io, del se stesso.